una volta formata una buona autostima, bisognerebbe anche difenderla. E se uno ha un certo grado, cioè arrivato a un certo livello di questo passaggio, vedete, riesce poi, da adulto, a difenderla, la propria autostima. Come si fa a difendere la propria autostima? Perché chiaramente deve essere sotto attacco, no? Attacco magari da parte esterna, di critiche, di giudizi. C'è chi soccombe, c'è chi invece riesce a difenderla e mantenere salda la propria consapevolezza del proprio valore. Come facciamo a difendere? Come si fa a difendere? Sicuramente bisogna raggiungere un certo livello, perché se è molto fragile facilmente viene a crollare. Quindi ecco, la fiducia iniziale, la base è quella di raggiungere un certo livello. Poi evitare o limitare al massimo le relazioni distruttive, svalorizzanti. Questo uno lo può fare, perché un adulto sceglie, può scegliere le relazioni, gli amici, le relazioni, anche la relazione con i genitori, con il partner, eccetera, con i figli. Da adulti non bisogna permettere a nessuno di condizionarci con giudizi negativi, che poi gli danneggia. E bisogna mettere anche dei paletti, e da adulti non può fare, diciamo, no, non ti permettere di dire questo, perché questo no, poi alla fine ti va a condizionare l'autostima, tutte le conseguenze che abbiamo visto. E quando è possibile bisogna cercare di frequentare invece persone accettanti e rispettose, come accade in una relazione di aiuto centrata su una persona. Poi una relazione fatta apposta per quello, per cui no? L'accettazione, il rispetto è la base proprio del colloquio. E poi un'altra cosa che si può fare per difendere la propria autostima è fare chiarezza dentro di sé, cioè chiarirsi. A volte uno non ha la consapevolezza, non sa bene, non si conosce. E da solo non riesce mai a conoscersi. Non è che uno si mette a tavolino e conosce su una relazione, ci vuole un feedback a scoprire i propri veri valori, le proprie priorità, le proprie risorse, i propri talenti, quello che si vuole, quello che si è realmente, ed eliminare le eventuali false convinzioni su di sé, false le convinzioni limitanti, che sono una conseguenza di questi giudizi negativi, magari soprattutto da persone significative. Insomma, da tutti, per avere lo schema, è necessario innanzitutto lavorare sull'immagine di sé, sulla consapevolezza di sé, altrimenti se condizionati negativamente si tenderà, cioè abbiamo delle convinzioni limitate, negative, magari non corrispondono alla realtà, ma sono negative, questo ci condizionerà tutta l'esistenza, si tenderà inconsciamente a sabotarsi. E come dicevo prima, magari uno non prova, non tende ad un obiettivo che potrebbe raggiungere, magari no? Non osa proporsi a una ragazza, perché magari dentro di sé ha delle condizioni false, convinzioni su di sé, che lo limitano, negative. Magari pur avendo tante risorse, tanta volontà, pur desiderando molto raggiungere certi obiettivi, non riesce. A partire da queste convinzioni limitanti che ha dentro. Perché avviene questo? Perché avviene? Cioè, ci formano queste convinzioni limitanti che poi ci tirano giù l'autostima. Perché quando la gente, o soprattutto come dicevo prima, persone significative, come i genitori, magari l'insegnante a cui teniamo, con un partner, emettono giudizi negativi, per esempio sulla persona, sempre, sei un buon andone, sei un fallito, sei un incapace. E questo accade anche quando è la persona stessa, cioè il proprio superio ad inserire dentro di sé queste frasi, che poi non sono le convinzioni, uno se le dice da sé queste frasi. Se si creano delle convinzioni negative su di sé, uno
ragionare, cioè si parla, parla tra sé e sé con questo tipo di frasi. Quando vengono dette queste frasi, ripeto, una persona significativa, anche se non sono veri, non corrispondono alla realtà, in situazioni emotivamente particolari, intense, cioè quando c'è una persona c'è un'emozione forte, cioè quando è associata a questa situazione una forte emozione, si creano le convinzioni limitanti, queste si radicano, come se l'emozione, no, facesse sprofondare nell'inconscio questa convinzione e si radica nella persona. Uno dei meccanismi su cui si basa la creazione di schemi mentali e convinzioni poi è la ripetizione. Più volte, no, si ripetono queste frasi, più è facile, anche se la persona, anche se non corrispondono alla realtà, la persona si convince di questa cosa. Più questa frase si fa spazio e si radica nella mente. Ecco come si creano i comportamenti poi automatici e le abitudini e anche le convinzioni con questo tipo di modalità. Ma come mai semplici pensieri, convinzioni possono poi influenzare tutta la vita di una persona? Perché quando noi ci convinciamo che la realtà o anche noi stessi siamo fatti in un certo modo, non è facile cambiare. La convinzione è qualcosa di radicata, come se ha delle radici dentro di noi, no? Hanno la funzione di darci delle certezze che ci fanno muovere, no? Fanno le scelte. Quindi hanno una funzione positiva, ce l'hanno. Però quando le convinzioni sono rispetto alla persona, sì, rimangono radicate, non è facile cambiare. È difficile cambiare idea, quindi mettiamo in atto tutta una serie di comportamenti inconsci che ci portano nella direzione attesa, cioè a confermare questa convinzione, anche se negativa. Cioè se ci convinciamo che non riusciamo in una certa cosa, no? Anche se abbiamo di base il talento, noi andremo a comportarci in un certo modo da confermare quella convinzione. Abbiamo una cosa automatica, inconscia. Quindi sì, il fallimento, vengono proprio per questo. Vi rendete conto di quanto sia importante prestare attenzione alle parole, al linguaggio, alle relazioni valorizzanti o svalorizzanti, che tutti noi abbiamo, più o meno valorizzanti, più o meno svalorizzanti nella nostra quotidianità. O le relazioni che abbiamo anche con chi vorremmo aiutare, con un figlio, con qualcuno. Quindi a quello che vi dicono di voi, o che pensate, o vi dite su di voi, quanto è importante, su quali convinzioni o frasi vi focalizzate o vi fanno focalizzare, vi rendete conto quanto è importante voi. I primi due pilastri dell'autostima, infatti, sono proprio il focus mentale, cioè dove ci focalizziamo, e il linguaggio, cioè le parole. E le parole sono fondamentali per l'uomo, per l'essere umano, per creare lo sviluppo, la maturità, per facilitare lo sviluppo, la crescita e l'autostima. Una prima regola per aumentare e difendere l'autostima, quindi, consiste nel prestare attenzione a quello che diciamo e che ci diciamo, evitando frasi valorizzanti, sia nei nostri confronti che nei confronti degli altri, i figli, gli allievi, i clienti, i partner, eccetera. Se vogliamo evitare di condizionare negativamente gli altri o di condizionarci negativamente. Quindi è importante anche alle frasi che ci diciamo, che pensiamo di noi, il linguaggio anche quanto di pensiero, non soltanto di linguaggio espresso. Perché questo va in definitiva alla fine a condizionarci, a creare proprio una convinzione. Faccio vedere che non avrei mai filmato questa proposta. In questo corso vedete i telefilm.
pilastri dell'autostima, quindi di come sentirci sicuri, di come avere fiducia in noi stessi. Questi tre pilastri sono il focus mentale, cioè ciò su cui noi ci focalizziamo ogni giorno, come quando compriamo la macchina e improvvisamente vediamo quella stessa macchina dappertutto, perché il nostro cervello si è focalizzato su quella cosa e ci fa vedere quella cosa. In base a questo la nostra autostima, le nostre convinzioni cambiano e si modificano nel tempo. Il secondo pilastro è il linguaggio, cioè il vocabolario che noi utilizziamo, le emozioni negative o positive che noi esprimiamo con i nostri termini, con le parole che utilizziamo, e come le metafore ad esempio ci coinvolgono, cambiano la nostra percezione della vita. Allo stesso modo le domande che entrano in fondo nel focus mentale spostano la nostra attenzione da una parte e dall'altra. E il terzo pilastro è quello della fisiologia, ovvero il modo in cui noi camminiamo, la nostra postura, le spalle, il petto in fuori, in che modo la fisiologia è collegata allo stato d'animo, addirittura al sistema immunitario. Quindi vediamo proprio come attraverso questa forma di ancoraggio, questa forma di associazione, noi possiamo gestire al meglio il nostro stato d'animo e sentirci veramente sicuri di noi, portando al massimo la nostra autostima.